Ciao a tutti ragazzi, io sono Chloe ed oggi siamo tornati su The Sims 4. Come potete vedere siamo con una nuova famiglia e specialmente questo video uscirà oggi perché ieri è uscito il pacchetto sulle mini case e quindi ho detto perché non provare a vedere insomma di cosa si tratta. E niente, cioè, poi mi piaceva da morire questa cosa perché le case piccole sono veramente meravigliose e poi questa cosa, cioè, non so, a me piace da morire. E niente, quindi siamo con questa nuova famiglia perché abbiamo lui che appunto farà il medico e lei invece che ci ho già giocato e l'avevo fatto fare in un'altra carriera, infatti è per questo che ci sono tutti questi soldi. E le ho fatto arrivare praticamente tutte le abilità al massimo. E lei appunto, vabbè, è una giardiniera perché qua dietro ho messo la serra. E ho messo anche appunto l'arnia per poter fare il miele, che secondo me è una cosa molto interessante. Qui ho messo anche il bancone per fare le composizioni floreali. Perché potrebbe essere una buona idea appunto vendere, creare questi mazzi di fiori, questi vasi di fiori con appunto i fiori che noi coltiveremo. Allora, questa è la casetta, molto piccola, molto semplice. E niente, questo è l'interno, potete vedere proprio le cose basilari, ecco. E la trovo veramente molto bellina come casa. Questa l'ho costruita io. Ho preso spunto da un'altra casa che ho trovato e l'ho redatta appunto a mio piacimento. Ok, qui ho messo i vari pacchettini. Lei appunto c'ha già alcuni fiori nell'inventario che le ho fatto raccogliere. Ok, io direi che possiamo aprire i pacchettini. Li apriamo tutti. Adesso vediamo cosa piantare, perché ovviamente non starò a piantare tutto. Ho comprato tutti quelli che potevano essere utili. Allora, piantiamo uno di questi. La campanula, direi di sì. Ma vabbè, dai, intanto sì, mettiamo qui. Queste qui abbiamo appunto queste qui, erba gatta e quant'altro. Ok, quindi i fiorellini li mettiamo qui e le verdure magari le possiamo mettere da questo lato, facciamo così, tanto ce ne basta una. Ok, no, gli alberi no, occupano troppo spazio. Allora io direi che potresti venire a piantare tutto quanto. Come flirtante? Perché flirtante, scusami? Ah già, perché allora, lui non l'ho creato io, quindi c'ha i tratti che veramente ho lasciato i tratti che aveva già. Io ho cambiato semplicemente questo qui perché non mi piaceva quello che aveva prima, comunque vabbè. Allora, fai zapping intanto tu. E noi seguiamo lei che ovviamente le api vanno a impollinare, anche se per il momento non c'è ancora molta roba qui da impollinare, vabbè. Allora, scontrosità sono calme, sono attive e ovviamente la quantità di miele è vuota. Ok, dai. Pianta tutto. Allora, lascia perdere qui. E vieni, invita i vicini a entrare. C'è solo lei? Ah no, ok, c'è anche lui. Del gatto.
Ok, quindi non so, vanti della piccola casa, che cosa carina, ringrazio per la presenza. Presentazione divertente. Ah sì, questi qui ce l'avevo nell'inventario perché appunto li ho trasferiti, quindi questo possiamo metterlo via. Questo lo buttiamo via. No. Grazie per la presenza. Wow. Meraviglioso proprio questi temporali. Questi tuoni. A posto. Ok, io direi che... non può... Beh, quello al giardino non so cosa... Ok, benissimo, adesso poi sistemeremo un po' meglio. Prova a stringere un legame con le api, vediamo come va. Aia, ai, no, non è andata molto bene. Infatti, punta per le api, aia. Le punture d'ape sono le più fastidiose, ma è difficile resistere a un bottino di miele. Va bene, allora vieni qui anche tu. E ecco, questi sgocciolano ovviamente in casa. Presentazione amichevole e anche con lui presentazione amichevole. Ok. Beh, direi che l'ombrello in casa non ti serva molto, eh. Lì sta punta dalle api. Ok, ringraziamo per la presenza anche per lei. Ok. Allora, ecco, vedete, come potete vedere qui, in questo qui, appunto, dove c'è la televisione, c'è anche lo stereo, che secondo me è una cosa veramente stupenda. Questo appunto è letto a scomparsa, che poi appunto quando sarà ora andremo a vedere. Io però, come al solito, butterei via questo dolce qui appena se ne vanno via, perché non è che mi piaccia molto sta cosa. Ah, a proposito, qui è estate perché sto giocando in un'altra partita che è esterna, appunto quella di Noemi e di Atena. Ok, però io direi che potresti anche spegnerlo, vabbè, chiuderlo, chiedo scusa. Vieni qui e imposta. Ok. Piccola casa. Per la piccola casa. Una piccola casa davvero notevole. Aumenta la durata degli stati umorali. Felice, ispirato. Fai leggere per favore. Ispirato e concentrato. Riduci l'importo delle bollette dell'unità familiare. Ma è una cosa che devo fare io? È una cosa che fa... Boh, vabbè. Farà da solo. Che poi tra l'altro lui va al lavoro tra 3 giorni. Che palline. Questo sta... Fai la doccia intanto, va. Questo balla. Balla anche tu, dai. Oh. Letteralite. Vabbè, prendiamolo. Ma anche qui è caduto un fulmine. No, forse no. Bene. Ok, che lo sta chiamando? Congratulazioni per aver ottenuto quello splendido lavoro. Credo che andrei alla grande. Va bene. Allora, questo qui, vabbè, sono i vicini di casa perché prima di trasferirli qui, lei abitava da un'altra parte, quindi cioè lui ha conosciuto i vicini. Va bene.
Lui, ma perché sta ballando? Ma vieni qui a ballare almeno. Se cerca di non tiratela tanto solo perché sei al massimo con l'abilità. Ok. Mi insegni a ballare visto che tu sei più brava. Ok. Veramente, mi piace un sacco questa casa. Piccola ma confortevole, veramente, bellissima. Aspetto solare, appunto, la casa ha un aspetto solare. Ok, benissimo. Andate via che butto via sta cosa. Benissimo, è stato un piacere. Scusate. Allora, qui le api direi che stanno bene. Ma se io, allora io qui non ho mai avuto api, quindi non so com'è che funzioni. Vediamo subito. Ok, vieni qui. Adesso che c'hai la tuta, cosa... Ah, ok, non serve a niente perché... Ok, non posso farlo mentre ho la tuta da apicoltore, va bene. Riproviamo a stringere un legame con le api, lui sta ancora ballando, va bene. Ci sta, ci sta. Ok, come procede? Sta a posto? Non l'hanno punta per il momento. Oh, mi pare che sia andata bene stavolta. Vabbè. Comunque io volevo dare un'occhiata anche qui attorno per vedere se riuscivo a trovare qualche altra pianta. Qua da scavare, vero? Sì. Ok, quindi. Per vedere se ci sono delle... Ah, ma qua si può andare. Wow. Ok, volevo vedere se c'erano delle piante, ma... Dalla mia pancia in su. Va bene, allora. Cos'è? Ah, è un cane che puzzetta un po'. Ok. Ma cos'è questa roba qui? Boh, vabbè. Va bene, non ci interessa, tanto dovremmo già averla. Mi sa che non ci sono tante piante qui nei dintorni, vero? Mi sa di no. Vabbè, dai, non importa. Non riesco a capire se lo sta ancora facendo o se si è incantata. Vediamo. Io dico che non va bene. Corre al giardino, cosa... Cioè non lo so. Non fa niente, non fa... boh, vabbè. Allora, direi che puoi andare al bagno. Vediamo di cucinare qualcosa. Adesso che tu sei brava, io ti farei cucinare un po' di cose in modo che le teniamo in frigo. Dai, basta. Poi al bagno. Benissimo.
Allora, direi che potresti cucinare anche qualcos'altro. Non so, fai... Ah, piatto ricco di proteine, dai. Lui non ha fame? Sì, c'ho fame. Vabbè, adesso aspettiamo un attimo. Vieni a sederti qui intanto. Benissimo, quindi carne e asparagi e via al forno. Benissimo. Vedere, possiamo fare di chiamo a tavola. Ma se chiedessi... Ok. Bene. Riusciamo tranquillamente. Beh, è carina, dai. Non so. Io la trovo molto carina come casa. Molto piccola, molto semplice. Ok. Direi che questo qua lo possiamo mettere in frigo. Ovviamente c'è la macedonia di frutta che c'era nell'inventario. Che era in frigo praticamente nell'altra casa. Ti avevo chiesto di andare in bagno, non ci sei andata. Va bene, dai, tanto comunque adesso è notte, quindi direi che appena finisce qui. No, lascia stare che mi arrangio io. Tu metti giù il letto intanto, grazie. Benissimo. Io direi che possiamo spegnere. E direi che così almeno lei si diverte. Potete vedere questa appunto l'interazione per tirare giù il letto. Molto bello, a me piace. Qual è il problema, scusami? Ah, forse perché c'è questo. Oh mio Dio. Quindi non riesce ad andare a letto. Sul serio. Vado dall'altra parte, no, lascia stare. Ok, allora ci fermiamo un attimo qui e vedo di capire come utilizzare qui appunto gli spazi. A tra poco. Ok, eccoci qui. Diciamo che ho allargato un pochino la casa in modo che potesse starci tutto. Allora, riproviamo. Metti giù il letto. Speriamo che... Ok, va tranquillamente. Ok. Fai un disco pisolino, direi proprio di no. Fai fichi fichi con Valerie. Qual è il problema adesso? Qual è il vostro problema? Dai, su che ce la potete fare. Ehi, dai. Ecco, sì, passi attraverso. Adesso va bene. Ok, ho alzato di un attimino la... le fondamenta e vediamo se adesso si riesce a fare, forse perché lei non riusciva ad andare nemmeno qui, quindi non lo so, forse era questo il problema. Ok, bene, adesso che abbiamo spostato tutto quanto ovviamente riescono ad andare, cioè non solo a fare questo ma anche comunque a dormire. Benissimo. Non so se sono fatte le 5 del mattino, ma vabbè, dettagli, no? Vabbè. Allora, sì, direi che lei può andare tranquillamente al lavoro. Non ha raccolto niente, fantastico. C'è niente da raccogliere qui? Invece sì. Ok, benissimo. Ok, come potete vedere il letto si può rompere. Meraviglioso, direi.
Lascia perdere un attimo prima che rimani chiuso dentro. Riparami il letto. Lavora sodo. Allora, un attimo solo, ma è perfetto. Lui purtroppo non possiamo fare niente per il lavoro perché va a lavorare venerdì, quindi ce la fai? Ah, a proposito, c'è stato anche un aggiornamento che ha sistemato alcuni bug e adesso questi, che prima erano solamente di bellezza, adesso sono una libreria, che secondo me è anche una cosa molto utile perché appunto, specialmente nelle piccole case, in questo caso qui abbiamo la libreria, questa qui in parte, questa qui piccolina. Però appunto adesso c'è anche la possibilità di avere questi come libreria e secondo me è una cosa veramente molto molto utile. Ok, questo ci penso io e direi che puoi tornare a dormire un attimino così non sei morto durante il giorno. Ok. Benissimo, qui ovviamente il temporale è passato. Una bella giornata di sole. Di nuovo. Ma qual è il tuo problema? Spiegami qual è il tuo problema. Riparlo di nuovo, va? Benissimo, vai. Poi cortesemente ti vesti così. Anzi, visto che è una giornata calda, direi che potresti metterti i vestiti per questa giornata appunto molto molto calda. Allora, oggi è la giornata. Acquista, ecco, acquista il biglietto della lotteria così siamo a posto. Una volta che è finito direi che puoi andare al bagno, ti fai una doccia anche veloce e poi prendi gli avanzi, grazie. E visto che ci sei poi trovo anche i componenti. Ok, beh, visto che ci sei hai trovato i componenti. Ovviamente lei c'ha sonno, figuriamoci. Non dormite tanto, quindi. Ok, poi te ne vieni anche tu a fare la pipì. Questo lo butto io. Benissimo, e ti fai una doccia veloce anche tu. Allora, cosa deve fare lei? Raccoglie i prodotti della terra. Ma non possiamo neanche innaffiare. Dai, cura il giardino, dai. Va bene. Magari assuovi, anzi faccio andare lei a raccogliere qualcosa appunto un po' in giro. Così. Secondo me è una cosa utile. Applica la terapia anti-acari. Sì, sarebbe utile. Benissimo. Allora. Direi che possiamo metterci questa nell'inventario e possiamo tranquillamente viaggiare da sola perché tanto dobbiamo solo prendere un po' di piantine che troviamo in giro. Ok, eccoci qui. Qui so che c'è sempre qualcosina, quindi direi che possiamo raccogliere tutto
Lei è ovviamente stanchissima, fantastico. Cosa? L'incendio dove, scusami? Sapere dov'è questo incendio, però io non lo vedo, perché è una giornata molto calda e direi che si nota. Però a proposito, sì, io ogni tanto costruisco delle case e le metto a disposizione, quindi se per caso siete interessati a fare un salto, il mio ID lo trovate sotto nell'info box. Ovviamente in ogni video di The Sims, negli altri video non lo metto, ovvio. Io non ho capito dov'è questo incendio, comunque, vabbè. Cioè, non lo so. Va bene. È ispirata unità con il telecomando. Boh, va bene. Benissimo, non so, vediamo, qua c'è solo da scavare. Questo. Tu raccogli tutto, non è importanza che fiori siano, che piante e quant'altro. L'importante è raccogliere. Ok, beh, anche questo però, sinceramente. Potremmo anche fare questa cosa qui. Interessante quest'albero, vero? No, grazie. Innaffialo, dai. Ah, già lei non l'ha fatto quello della lotteria. Aspetta. Qui era. Va bene. No, ma io non la faccio scavare a cercare la roba. Osserva. Ci stanno solo campanule qua attorno, eh. Sì, a quanto pare sì. Solo campanule. Va bene, dai, intanto raccogliamo queste. Possiamo accontentarci per il momento. Piano piano appunto cresceranno e riusciremo a prendere qualcosina. Benissimo. Non ti preoccupare che adesso ti mando a casa. Però scusa un attimo, ma ah no, l'ha presa la bicicletta, no, ho detto che aspetta, la lascia in giro. Ok, io direi che possiamo anche tornarci a casa. Se no questa mi sviene sul serio. Ecco, come l'ho detto. Mi puoi andare a casa? Ce la fai? Ok, arrivate sane e salve. No, puoi anche scendere dalla bicicletta, grazie. Ok. Direi che ti puoi prendere gli avanzi. Mi sta giocando, immagino. No, sta navigando in internet, va bene. Allora, potresti mettere giù il letto. Tanto in questi giorni a lui non, cioè, non, praticamente non lo seguiamo né niente perché finché non va al lavoro. Vediamo. Va giù. Sembrerebbe di sì. Perfetto. Io direi che ti potresti guardare un po' di televisione, tanto che lei mangia un attimo. Allora, qui invece com'è messo? Oh, a me mi sembra che sia un po' bisognoso di acqua, ma mi fa fare l'interazione, quindi boh, presumo che vada bene così. Allora, estirpa le erbacce o innaffia le piante 10 volte.
Quando sarà ora innaffierò, perché no, non mi fa innaffiare niente, quindi qua abbiamo ancora il piatto di lui. E loro come stanno? Ah, quantità di miele piena. Allora, fa una cosa, vieni tu a prendere il miele. Raccogli il miele, visto che ci sei. Adesso andremo a vedere anche questa interazione qui. Ok. Beh, fosse così facile raccogliere il miele, lo faremmo tutti quanti, direi, no? È a posto? È vuota. Benissimo. Adesso direi che potresti venire a dormire anche tu. Tanto non hai niente da fare, no? Benissimo. Ci vediamo quando il primo di loro si sveglia. Ok, il primo a svegliarsi è lui. Il letto si è rotto per l'ennesima volta. Ok. Poi cortesemente cambiati l'abito. Ok. Lei come è messa? Lei sta bene, potresti svegliarti per favore a ripararlo. Poi vediamo se si può mettere. Si può fare. Mentre è rotto, vabbè, adesso vediamo un attimino perché poi ti cambi anche tu. So che ci sei, trova anche i componenti. E metti sul letto così. Ok, aggiorna. Vabbè, vediamo se riusciamo a sistemarlo perché. Sì, poi vabbè, facciamo piano piano, lo sistemiamo piano piano perché comunque. Ma spiegami perché non ti puoi sedere mentre mangi, scusami, qual è il tuo problema? Bene, tu stai bene, quindi. Lei è a posto qui con il lavoro? Ah, ma lei è in ritardo. No, lascia stare un attimino. Sì, vai, 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 vai. Allora, lasciamo che sia lui a occuparsi qui del giardino per il momento. Anzi, no, aspetta perché poi le devi innaffiare. No, dai, lasciamo stare. Tu fai zapping e basta. Adesso lei va al lavoro. Benissimo. Allora, io mi fermo un attimino, anzi, direi che ci possiamo proprio fermare e vedo di sistemarti, allineare un attimino queste piante, così almeno sono un pochino più ordinate. E niente, noi allora ci possiamo vedere al prossimo video. Se il video vi è piaciuto mettete un like, se volete commentate. E niente, grazie per avermi seguito, alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!